cambia, siamo noi. Io mi sono avvicinata a questa realtà fantastica grazie a Lisa, mi ha riempito e mi riempie tuttora il cuore di gioia. Era proprio inverno ed è venuta una persona con delle infradito e naturalmente aveva freddo, aveva bisogno di un paio di scarpe. Vederlo sorridere e andare via con delle scarpe calde e dei calzetti mi ha riempito veramente il cuore di gioia e mi ha fatto rendere conto che a volte veramente basta poco e si possono veramente aiutare profondamente delle persone bisognose. Quello che peraltro è un rifiuto per noi è un valore, cerchiamo di dare tutti intorno una cura, perché la cura per noi è un elemento essenziale del nostro lavoro, mettere cura nelle cose che facciamo. In realtà questo è un posto dove noi distribuiamo abbigliamento usato, però abbiamo voluto fare un negozietto, dipingere le pareti di rosa, cioè mettere cuore e amore in tutte le cose che noi facciamo. Reuse with Love nasce 8 anni fa da un gruppo di amiche che si incontravano fuori da scuola e si scambiavano i vestiti dei figli che nel frattempo crescevano. Casualmente un amico comune, un architetto che stava costruendo una scuola in Brasile, ha chiesto una mano e loro hanno deciso di mettere insieme il primo mercatino. Mercatino che ha avuto da subito un'ottima risposta. E quindi si è deciso di anno in anno di sposare progetti sempre diversi a cui devolvere la cifra raccolta. Si è partiti con questi 1.500 euro, diciamo, e siamo arrivati agli ultimi mercatini che riescono a realizzare anche cifre 70-80 mila euro che vengono poi devoluti a quei progetti che di anno in anno vengono definiti. I nostri mercatini sono due, uno a maggio e uno d'inverno. L'altra attività che ci caratterizza è che noi abbiamo aperto la prima boutique solidale in Italia, che è il luogo dove ci troviamo e dove noi distribuiamo gratuitamente l'abbigliamento alle persone che ci vengono segnalate dai servizi sociali. Siamo un centinaio di donne e sono tutte mamme, tutte donne anche che lavorano, che ricavano del tempo per dedicarlo appunto a questa associazione, rendendosi volontarie durante i mercatini, durante delle sere, durante la settimana, per smistare tutto il materiale che ci viene dato e quindi selezionarlo, perché non ci teniamo a dare dei capi in buono stato. I donatori che hanno delle giornate stabilite che noi segnaliamo sui social, dove vengono a portare appunto i vestiti che con un gruppo di volontarie vengono selezionati e vengono gestiti nei vari spazi della boutique per i bambini, gli adulti, giochi. Abbiamo in più due sportelli durante il mese dove i servizi sociali ci segnalano delle persone e a cui gli vengono forniti tutto ciò di cui hanno bisogno di vestiario. La particolarità della boutique è nella modalità di funzionamento. Qui si cerca di salvaguardare la dignità delle persone che ci vengono a trovare al 100%, le volontarie che come delle commesse li accolgono, fanno due chiacchiere perché sono persone che hanno bisogno di essere vestite ma soprattutto di essere ascoltate e scelgono insieme a loro sulla base dei loro gusti personali e le cose di cui hanno bisogno. Da 3 anni abbiamo creato queste bustine dove viene utilizzato tutto il materiale di recupero che non viene dato ai nostri clienti. La realizzazione di queste bustine avviene tramite delle cooperative sociali, in questo caso è Gomito a Gomito, che sono le donne del carcere. In questa maniera riusciamo sia a favorire appunto il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, sia con quello che ricaviamo sostenere dei progetti che di volta in volta vengono definiti. La crescita di Reuse è stata assolutamente esponenziale. All'inizio non è stato semplicissimo comunque inserirci nei vari circuiti dei servizi sociali. Oggi invece siamo sostenute sia da loro, ma vengono anche moltissime ragazze di la Casa delle Donne, ad esempio, che sono donne vittime di violenza. Abbiamo insomma bacini sempre più ampi, stiamo crescendo moltissimo.
cambia è un atto di partecipazione che spinge ognuno di noi a fare la nostra parte, perché il gesto di ciascuno può essere un'onda irrefrenabile. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.